La tecnica usata è quella degli ultrasuoni focalizzati guidati con risonanza magnetica, che attraverso la termoablazione, una tecnica che brucia il solo tessuto malato, consente di intervenire sulla patologia senza intervento chirurgico. E questa è la caratteristica della nuova macchina per la cura del tremore da morbo di Parkinson, acquistata dalla ASL L'Aquila Avezzano Sulmona. Una delle sole tre macchine presenti in tutta Italia e delle sette in Europa per la cura dei tremori. 44.000 italiani sono affetti da morbo di Parkinson, mentre il 6% della popolazione dello Stivale è colpita da tremori di vario genere. Il cuore del sistema è uno speciale casco che, ad altissima tecnologia, tramite emissioni di ultrasuoni focalizzati indirizzati sulle specifiche aree del cervello, risolve in modo immediato il problema del tremore. Questo sistema, che serve a bloccare il tremore, a dare quindi un recupero motorio importante a tutti i pazienti, è fondamentale. È una tecnologia molto complessa e ha bisogno di un'equipe molto articolata con neurochirurghi, neurologi, anestesisti, radiologi e per fortuna noi abbiamo un centro che ha una grande aggregazione su questi temi. Purtroppo è una patologia molto diffusa, una patologia degenerativa di cui non sappiamo tanto e di cui sappiamo poco sul trattamento. Infatti noi non trattiamo il Parkinson, ma trattiamo solo una parte del Parkinson, che è il tremore. Il paziente non è sottoposto a sedazione, poiché non sente alcun dolore. Fin dal giorno successivo al trattamento, il tremore è già scomparso. Una cura per il sintomo della malattia, non per la causa, ma che di certo migliora notevolmente la vita dei malati, i quali, dopo il trattamento, tornano a compiere azioni quotidiane diventate impossibili a causa della malattia, come il tenere in mano un bicchiere, guidare e addirittura truccarsi. Si conferma che la scelta del futuro per quanto riguarda la sanità è l'investimento. Investimento in nuove tecnologie, investimento in reparti di eccellenza, investimento per mettere al centro davvero il cittadino e anche sinergia. L'idea di investire in tecnologia facendo sacrifici su altre cose è una scelta strategica aziendale che noi riteniamo vincente. Tant'è vero che vi comunico che abbiamo anche deciso di acquistare il robot che stanno utilizzando già grazie alla donazione della Fondazione Calispa che è dell'ANCE in urologia in maniera particolare.